Ehi la ciurma, io sono Max Test e ben ritrovati qui insieme su Imperator Rome per un nuovo episodio di questa lunga campagna d'Egitto che ormai ci sta accompagnando da parecchi episodi. Allora, nello scorso episodio abbiamo iniziato questa che è una guerra che si sta annunciando come molto facile, la guerra di Frigia, una delle tante guerre di Frigia, ormai credo sia la quarta in questo caso. La indica come seconda, però la prima di sicuro mi è stata dichiarata da loro, la seconda l'ho dichiarata io, ma credo che ce ne siano state altre in passato. Per ora non abbiamo avuto alcun tipo di problema, nessun esercito è venuto a darci fastidio, uno stava arrivando in questo momento. Allora direi che dobbiamo di nuovo spostare degli schiavi, perché la situazione si fa davvero complicata qui ad Alessandria e ci sono tante persone che hanno bisogno di essere mosse altrove, perché altrimenti il cibo non è sufficiente per tutti. Quindi toglieremo un pochettino mandando sulla quarantina anche le altre città, sperando di non andare a esaurire tutti i punti in questione. E impedire che la popolazione muoia di fame. Ok, Alessandria può sostenere ancora 18 edifici. Quindi potremmo mettere... Quanto costa ognuno? 100. Oh, mettiamo un granaio. Due marketplace. E un training camp. Dai. Ah, niente. Continuiamo. Allora, sì, la situazione di cui stavo parlando prima, delle truppe che si muovono, erano... Esatto. Erano quelle lì che si stanno muovendo in questa direzione. Allora... Ah no, stavano andando ad attaccare queste truppe di chi sono? Della Paflagonia. Ma sono in guerra con la Paflagonia? Da quando sono in guerra con la Paflagonia? È la guerra quella... Ah, di Cipro, sì. E le stanno anche prendendo comunque i nostri cari amici della Frigia. Allora, vediamo un po' la situazione. Allora, qua sono tutti tranquilli. Manderei questi qua. È là, vero che è presente il forte, sì. Abbiamo il generale del terzo Stratos che è, non ci è fedele. Decimo nauticone, il primo nauticone. Adesso andiamo a guardare che cos'è la situazione. Ok. Decimo nauticone, ok. No, il primo nauticone. Ah, ok, questo qua che era a riparare. Che deve andare a raggiungere gli altri. Dovrebbe essere a posto in questo momento. Ah, voglio solo essere sicuro di quante navi ha. Ah, ok, hanno solo 29 navi, non ne hanno costruite altre. Quindi direi che in questo momento posso dire di essere abbastanza tranquillo e... dove muovo queste navi qua per consentire degli sbarchi eventuali? Qua... Tanto è tutto connesso via terra. Avrei bisogno di navi qua per sbarcare su Egina. Adesso ci sono quelle altre là. Vabbè, al momento le mando qua a controllare la situazione. Queste sono... Questo è tutto occupato da nostro, vero? Egypt. Per cui direi che... Allora, questi li imbarchiamo qua. E li portiamo qua sotto. Per prendere terra. Samo... No, Samo è anche collegata. Per cui... Oh!
C'è una battaglia? Chi è che troviamo qua? Sono i 29.000 nemici, non sono entrati. Allora aspetta un attimo. Ok, c'è una crisi in Dodecascoino, ma non è troppo un problema. Facciamo anche muovere questi qua, perché quando il nostro esercito riuscirà a sconfiggere, cioè a sconfiggere, a prendere d'assedio, a vincere l'assedio della città, ci sarà una bella battaglia navale in cui teoricamente dovremmo avere tranquillamente la meglio. Però allora meglio avere delle truppe in più per essere sicuri. Ok, arrivano in tempo, sì. Tanto non abbiamo motivo di tenerle separate in questo momento. Perché è sceso il morale? Forse perché alcuni avevano il morale più basso. Ma stiamo comunque riuscendo abbastanza facilmente a tirarle giù. Ci sta scendendo velocemente il morale, eh? No, forse era già così basso. Ok, abbiamo catturato il loro ammiraglio, che non è male. E abbiamo distrutto completamente la loro flotta. Oh, questo è un ottimo successo, devo dire. No, carichiamo le nostre truppe qua adesso e le navi le porteremo a... Grazie Cos comunque che hai mosso tardivamente il nostro supporto. Cioè non è una critica, apprezzo comunque il movimento. Non ci sono altre isole frigie qua, vero? No, c'è solo più quella, mi sa, perché... Ok, allora, qua vediamo la situazione. La situazione è molto tranquilla qui. Aspetta, facciamo che passare di là, così almeno non diamo fastidio. Il forte pian pianino sarà conquistato, senza troppi problemi. Altri forti... Cos'è che è successo? Qualcuno ce l'ha con noi. Andiamo a indagare. Appunto, qua non c'è nessun tipo di forte nella zona della Frigia. Ah, qua diciamo che andiamo oltre, avanti. Non c'è nessuno? Ah, questi sono della Frigia. Ok. Allora, muoviamo qua e vediamo che cosa succede. Perché non abbiamo avuto nessun problema finora. Ma comunque hanno 101 coorti. Quindi diciamo che non è che sia una cavolata. Ecco. Potrebbero crearci di sicuro dei problemi, visto che al momento vediamo solo 25.000 delle loro coorti, cioè 25.000 dei loro uomini. Se fossero tutti posizionati in un solo luogo, come suppongo sia attualmente, ci creerebbero davvero parecchi guai, perché sotto non abbiamo tutte quelle forze come invece hanno loro. Ah, qua intanto questi uomini mi stanno morendo, ovviamente, di fame sulle navi, perché non li faccio sbarcare. E nulla, continuiamo. Questo qua è occupato correttamente da noi. Ah, ok, abbiamo scoperto chi è che era dietro le voci sul nostro conto. Ed è Mago Gerard. Non è uno che c'è infedele. No, abbiamo già troppa corruzione. Per fortuna abbiamo il tratto che ci permette di dimenticare, cioè di perdonarlo. Avviene l'invenzione, sì, ma in questo momento voglio vedere più che altro come sta precipitando la nostra legittimità. Porca miseria,
sta precipitando davvero troppo in fretta. Non posso permettermi in questo momento però di... Ah, guardate la Frigia che è mosso qua nel mentre. Ops. Allora, qua, perché sono due armate? Una c'è sleale, 55, 27, sì, l'altra c'è sleale. Allora, merci forzate, dovremmo risolvere il problema. Allora, voglio capire un attimo qua cos'è la situazione. Ok, dice che dovremmo vincere, va? Speriamo allora. Qua sono i barbari e si stanno ritirando in Yada. Vediamo un attimo qua com'è la situazione. Oh, andate anche voi qua. Come è occupied by Cyprus? Ah, questa è occupata da Cipro. Perché hanno il nostro stesso simbolo Cipro? Vabbè, lasciamoli qua. Ok, la sedia di Kebran è vinto. È un ottimo... No, allora teniamo qua questi. Mandiamo questi 18.000. Ok, i barbari sono stati sconfitti. Come si è messi a manpower? 894.000 e cresce, cioè siamo al massimo e cresce, ottimo. Occupato dall'Egitto, occupato da Cipro. Questo potrebbe essere un problema se Cipro continua a romperci le uova nel famoso paniere, insomma. Anche qua è occupato da Cipro. Noi quali sono le province che vogliamo? Questa, vogliamo questa che potrebbe anche esserci rubata da Cipro, perché in questo momento è occupata da Cipro. Questa è occupata da noi, dall'Egitto, ma l'altra là invece no. Ci manca il governatore di Nubia. Mettiamo questo? Non ci sono Scorned Family al momento, no. Bene. Sì. Qua abbiamo per caso la possibilità di fare altri edifici, no? Oh sì, qua però mi sa che è già fuori dal... Sì. Là sono solo tre aree intorno. Perché il discorso dei barbari è sempre quello di... Voglio levarmeli per non aver poi più problemi. Tipo qua, ecco, che non ci sono più problemi da mo'. Là ancora permane il discorso e qui anche permane. Non sta diminuendo per ora. La civilization value cresce. Qua abbiamo aumentato la civilization value. Il 85%, ok, 85% di quanto? Ci dica. Grazie a Decapolis che sta facendo un bel po' di assedi. Sì, dai, Cos, sei simpatico. Vado anche per questo. No, vediamo un attimo nelle... Boh, facciamo l'experience decay. Non so tutte queste robe qua. Come occuparmene.
Allora, questi prendono attrito. Mi sa di sì. Allora. No, qua non prendono attrito, ok, ottimo. Ah, sembra tutto tranquillo. Vedere più che altro. Our Siege, ok. Questo è un pretendente. Ok, muoviamo in là. La guerra è bella che è vinta in realtà. Oh, c'è stato un avanzamento di militare. Vediamo cosa ci dà di nuovo. Fort defense. Supply limit tutta la vita. Ok, siege engineers è importante, ma in questo momento non abbiamo mai avuto problemi con gli assedi, diciamo, di recente, quindi. Questo, ok, è stato occupato da noi. Voglio vedere allora che cosa mi dicono. Ah, qua probabilmente non mi farà prendere. Come si chiama quella zona? La provincia di Siria Cirrestice. Fribian. What? Scusatemi. Deve essere vicino. Ah, perché non ho aggiunto l'altro. Allora, Siria. Dov'è la Siria? Phrygian Siria. Siria. Ok. Siria ci resti. C'è. Però manca quel pezzo là. Non interessa anche. Allora, questo è in Siria. Questo è in Cilicia Pedas. Quindi la Siria e la Cilicia Pedas ci servono. Allora, la Siria. Ok. La Siria. Ma ci serve anche la Cilicia Pedas. No, perché Tebe non è nostra. Tebe. Ah, però è libera. Attualmente. Allora direi che ci conviene rusharci il movimento in quella direzione. Sì, qua ce ne frega fino a un certo punto, anche perché c'è Cipro che ci sta rubando tutti gli assedi. Beh, muovete in qua. Poi il resto, quel che si riesce a prendere, buono. Quel che non si riesce a prendere, oh, faremo altrimenti. Come sono messi? Ho 101 corti, sempre che non vedo. Le navi non le hanno ricostruite attualmente. Poi riuscissimo a prendere anche sopra non è una cattiva idea, perché. Allora, noi abbiamo bisogno anche di una zona che attualmente è in Eraclea Pontica, quindi dovremmo avere un modo per arrivare all'Eraclea Pontica, quindi questa che è la provincia di Misia e Misia Batene. Ma anche solo la Misia dovrebbe bastare, no, Misia Bretene. Aia, ci hanno pizzicato là. Ma dovremmo riuscire a vincerla comunque senza troppi problemi. Ci vuole parecchia gente, ma. Ok. Il problema è che riusciamo a prendere la città. Vogliamo quelli là vicino per sicurezza. Perché. Sono comunque quegli altri che si stanno muovendo. Quindi appunto ben detto. Fribian
Frigianmisia e la Misia Bretene. Chiera? Chi è Chiera? Non abbiamo occupato Chiera? Andiamo a occupare Chiera. No problem. Ah, voi muovetevi qua indietro e voi muovetevi qua. Ci manca un tizio. Allora, ci sono le Scorned Family. I Bit Targaggi. Allora, Bit Targaggi, avete qualcuno di decente da mettere qua? Mi sa di no, perché ha solo un 3 di finezza. Allora, avevamo proprio una nave libera da qualche parte. Quindi facciamo così e qui mettiamo un Bit Targaggi, se ce n'è uno un minimo decente. 4, vabbè, lo mettiamo là e dovrebbero essere tutti tranquilli. Eraclea Pontica, va bene. Stiamo guadagnando un sacco di soldi in realtà, però abbiamo più soldi e più manpower di quando abbiamo iniziato la guerra. Mai successo. Cioè, forse sì, ma è una situazione così. Oia. I nostri cari alleati hanno preso un po' di pizze da... dalla Frigia. Allora, Tebai l'abbiamo presa, quindi in questo momento dovremmo poter mettere anche la... come si chiama la... no, Frigia, Rodope. Come si chiama questa zona? Cilicia Pedas. Perché non ci dava Cilicia Pedas tra le possibilità? Aigiai. Scusami, ah, è quella la capita. Io ero convinto fosse questa qua. Dove stanno andando? Non è che ci... ah, ok, no, se ne vanno via loro. Ottimo, meglio così. Beh, beh, si picchiano tra di loro, non è un problema mio. Allora, facciamo salire la legittimità manualmente, perché qui dobbiamo cercare di sistemare il problema attuale. Allora, là si picchiano con Taulanti, è buono per noi. Allora, qua com'è che sono gli assedi? Allora, quello è vinto. Quindi là... Misia Bretene, dovrei poterla prendere. Ok. Che mi serve. E qua abbiamo bisogno di riuscire a prendere quell'altra zona là, se fattibile. Sì, l'abbiamo presa. Cilicia Pedias. Vada. E gli va anche bene. Ok, allora vediamo un po' che cosa, a che cos'altro possiamo mettere. La Frigia Napamene. Dov'è la Pamene? Perché poi tra l'altro me le mette sempre in ordine diverso. E questa che altra provincia è? North Fenicia. Ok. Anzi, prendiamo un botto di aggressive expansion da tutto questo. Prendiamo anche queste singole isole.
Quella ci sta. Se uno di altro, questa roba qua possiamo anche lasciargliela fuori. Quelle qui intorno le lascerei più che altro. Questo è occupato da noi, vero? Posso trasferire l'occupazione qua. No. Ah, aspetta, forse ho capito. Era l'altro pulsante, quello accanto. Ma l'ho già fatto, mi pare, però. Sì, transfer occupation to cost. E transfer occupation to cost. Così magari gli posso dare queste due provincine a cost, che sono poi tanto felici. Shift for peace. Questa a cos, carie literalis a cos, mentre invece qua abbiamo tutte le altre zone. Che ci vengono date. Questa invece non possiamo chiederla, vero? Lo sroene. Perché non occupiamo ed essa. Ed essa è occupata da Cipro al momento. Per cui lasciamo così o aspettiamo che finiscano la guerra loro? Io direi che possiamo anche lasciare così. O ci manca le piproxeno. Ma mettiamo... Vabbè, tra 9 e 10 di corruzione non è che cambi molto. Ah, però costa più loyalty. Mettiamo questo. Non ha supporter mia figlia. Ma perché è ancora troppo piccola? Perché non posso farle, cioè sceglierle un marito? Is adult, ok, non è ancora adulta. Quanti anni vuole per essere considerata adulta? Ma io direi che la guerra in realtà possiamo concluderla così com'è, in realtà. Senza ferire ulteriormente colpi, perché tanto quella zona qua che ci serve per conquistare l'Eraclea Pontica ce l'abbiamo. Le isole le abbiamo prese, le due province dovrebbero esserci dentro il trattato. United Alexander Empire sono questa, Cilicia Pedias e Siria. Sono entrambe là dentro. Ci sono altre cose che dovrei tenere in considerazione? No, perché là la provincia che ci serve è in Eraclea Pontica. Ah, e l'altra è in Misia Bretene, che però già ci confino comunque con quello, quindi non è necessario prendere anche questa zona qua di della Eolia. Già prendiamo comunque tanta di aggressive expansion in questo modo, per cui diciamo che diventeremo un great power. Sì, conquista di Antigonia. Ah, era la capitale di Antigono. C'era il nome, quella di Antigono. La lasciamo tranquilla. Ah, tra l'altro sono mezz'ora che sto registrando. Devo staccare questo video. Abbiamo almeno 500 città. Questo vuol dire che possiamo guarantee other countries, intervenire nelle guerre altrui, minacciare la guerra. Ma questo possiamo già farlo. Supportare i ribelli e forzare la pace. Capital import route più 2, diplomatic relations più 5, diplomatic range più 225%, government bonus multiplier più 200%, change governor policy cost meno 40%.
Molto buono. Ha accettato la nostra offerta e quindi adesso abbiamo un Egitto sempre più ciccione. E la Frigia ormai praticamente non esiste più. Cioè, è un major. No, è ancora un major power. Allora, adesso abbiamo bisogno di governatori per praticamente il mondo intero. Ci sono delle scorned family? No, abbiamo delle starving pops però. Ah, questo è molto molto corrotto, non vorrei metterlo lui. In cilicia mettiamo questo. Ci sono delle exiled armies. Le muoviamo tutte qua dentro al momento. Sono solo quelle, le altre sono tutte a posto. Le altre sono tutte qua. Vabbè, interrompo questo video perché tutto questo andremo a farlo in un prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.